Ammazza. Insomma, commenti contrastanti già me li immagino nel board. Ora mi preparo con John altri. No, John oltre il caffè, fammi anche il topo. Sto scherzando, ovviamente. Profilo, perché oggi il profilo? Perché oggi mi defilo. Vi devo raccontare il mio parrucchiere, che dopo due morti atroci, due parrucchieri, uno morto, buttavo giù dal tir, un altro indombato da un bambino di 12 anni con 200 colpi eccetera eccetera di mitra. Io ci sono rimasto abbastanza male, è stata una tragedia immane, ero là in via Teulada a Roma con gli altri Borgatara, il Quattone, Cicerone, detto il Catenaro, che quando ti pia ti fa volare sul campanile 18 qua dove abito io. Ma a parte questo, diciamoci la verità, John, tu quando eravamo coatti nel 1991, come mai hai imbracciato quella catena e l'hai tirata proprio in faccia del catena? Con che coraggio? Dai, dici. La fucina dell'attimo mi ha detto che hai una catenata in Ah, faccia. collalo! Eh? No, io me ne vado via, ma hai proprio rotto, Giola! Tu vuoi sfottere me, va bene, sfotti! C'è un'altra puntata, caro Cheloi, io non ce la faccio più. Mi tocco, John, tocca a te che sempre coi ferri di cavallo, tutta la romagna, dai, datti la carmana, perché c'è cioè, tutto un limite e te proprio sembri Ma se sono la cretino, brutta sì, coppia di un porco San mio. Gennaro un po' out of the era moderna, cioè, mi pare un po' un occulto, non mi piace. Allora, ritornando al catena, sta morte orrenda, io cambiamo argomento, vai. No, non è che cominciamo a balbettare, l'argomento è finito, la puntata è andata lì al limite del termine, allora ci vediamo un'altra puntata più pura e più di come oggi. Come? Do. Vai, ciao. Dai.